Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Jim Girimoto. Sono qui per fare insieme a voi l'unboxing di questo casco che ho appena comprato. È uno Shark Spartan GT Carbon. L'ho scelto perché facendo una ricerca sul web è risultato essere uno dei caschi più silenziosi nella categoria del touring. Ma non perdiamo tempo, andiamo a vedere com'è fatto questo casco. All'interno della confezione Shark ci dà un pin lock che ci serve sostanzialmente per evitare che la visiera si appanni col nostro respiro. Poi troviamo degli adesivi Catalin francesi che sono obbligatori quando ci si reca in Francia. E poi ci viene data in dotazione anche un appendice da apporre nel casco all'altezza del mento. Ed eccolo qui. Allora, non fatevi trarre in inganno, non è un casco completamente in carbonio, bensì è un casco fatto sia in carbonio che in fibre composite. Se andiamo a vedere il peso è di circa 1540 grammi, quindi non è un casco super leggero, ma per la sua categoria, quindi per un casco da touring, va più che bene. Qui abbiamo la visiera che rispetto ad altri caschi risulta essere più spessa e quindi anche qui abbiamo una maggiore sicurezza qualora dovesse arrivarci in faccia qualche detrito per la strada. La visiera a scomparsa per il sole, molto comoda devo dire. Anche il comando, come vedete, è raggiungibile perfettamente con le mani anche durante la guida, quindi lo vedo posizionato in una maniera molto molto corretta rispetto anche ad altri competitor. E all'interno, come potete vedere, la sua silenziosità potrebbe essere data dal fatto che c'è poco spazio per il collo, quindi è molto risulta essere molto avvolgente. Qui troviamo il sistema emergency. Se dovesse capitare, facciamo le corna, che ci sia un incidente, i soccorritori, per evitare di procurarci ulteriori traumi, tirando queste linguette andranno a togliere quelli che sono i guanciali interni senza crearci ulteriori problemi. Questo casco risulta essere molto sicuro anche perché abbiamo un attacco a doppia D, come quelli che si usano in MotoGP. Chi porta gli occhiali c'è la possibilità di poter mettere gli occhiali perché c'è appunto lo spazio. Questo casco è già predisposto per gli auricolari, per l'interfono proprietario della Shark, ma possiamo anche scegliere, come ho fatto io, di prendere un interfono esterno e di collocarlo poi negli appositi spazi. Le prese d'aria sono rimaste quasi invariate. Una nota su questa, diciamo così, presa d'aria, che è una presa di evacuazione dell'aria calda che si forma all'interno del casco. Credo di aver detto tutto lo stretto necessario. Farò un video nei prossimi giorni dove proverò il casco in moto e vi dirò se risulta essere un casco silenzioso, ma soprattutto anche un casco comodo.